Prima della Ferragna ho lavorato in varie ditte e imprese della Val Bormida come aiutante, diciamo il boccia, come si chiamava una volta, meccanica. E poi sono entrato in una impresa, la Sambin, che era a Ferragna, e facevo manutenzione nei reparti. Avevo anche mia mamma che lavorava nella Ferragna e lei mi diceva: ma perché non fai domanda per l'assunzione? Perché no? Ma io non ero tanto convinto e poi lei l'ha fatta di sua iniziativa. Dopo quello, dopo un po' sono stato chiamato alla visita medica. Dopo un paio di giorni, di settimane, adesso non mi ricordo più bene, mi hanno chiamato il personale e sono entrato così, in questo laboratorio che era situato, un laboratorio che faceva le prove di stesa in piccolo, proprio una cosa che si trovava sotto la vecchia direzione, negli scantinati. Eravamo quattro ragazze e due ragazzi, e diciamo che le ragazze erano quelle che producevano, cioè facevano questa emulsione che poi veniva provata, stesa su questo anello, diciamo con la carta, con il supporto. E dopodiché, sempre al buio, si facevano le prove per vedere se tutto andava bene come stesa, come sviluppo. E lì mi sono fermato, cioè ci sono stato finché hanno tenuto aperto quel laboratorio, un paio d'anni. Io seguivo, cioè facevo un lavoro di stesa, diciamo, cioè davo questa emulsione su questo supporto tramite un estrusore che era piazzato davanti a un rullo che pescava e a sua volta veniva poi tagliato, cioè dava uno spessore più o meno di questa emulsione con una pressione d'aria, diciamo. E di lì poi anche quel laboratorio lì siamo stati un paio d'anni, 3-4 anni, adesso non ricordo bene, e c'era anche mio fratello, abbiamo lavorato un po' assieme, e dopo anche quello è stato chiuso, allora sono passato, ci hanno divisi un po' in vari, chi è andato in reparto, mio fratello è andato appunto in un laboratorio dove c'era anche il mio amico lì, Torterolo, da quelle parti lì. E poi io sono andato in un altro laboratorio, sempre in combinazione, che faceva ricerche sulle emulsioni, cioè questa era una vernice, si chiamava vernice elettrofotografica, non so adesso bene. E veniva stesa su un supporto, era di alluminio, mi sembra, veniva chiamato le lastre di ASO, che servivano per fare le tirature nelle rotative dei giornali, per esempio, dove si fanno i manifesti, dove si fanno. E qua si guardava fino a che livello si poteva arrivare. Mi ricordo che cioè, si era riusciti a fare circa 300 stampe con una lastra di questo formato, che era tipo un formato uni di un foglio, e di lì si vedeva il miglioramento, quello che c'era. Poi anche questo è stato terminato perché, hanno comprato, c'era una ditta svizzera, credo, che abbia comprato questo brevetto, e allora l'hanno portato via, l'hanno
questo era seguito dal dottor Guzzi, un dottore di Faragno. Inizialmente quello che si prendeva non era una cifra, insomma, mi piaceva più essere libero, andare, girare, fare, mentre invece lì poi alla fine si entrava alle 8, si usciva alle 5, quando uno faceva normale. Se uno faceva i turni doveva fare magari 3 turni, se 2, 2, 10 la notte, 10 le 6. E così via, ma ho fatto anche quelli purtroppo. Io non ero tanto soddisfatto della, diciamo, di com'è, anche a livello soldi, perché si prendeva un po' poco, lo stipendio era lire, davano 30-40 mila lire. Se uno li prendeva. Quando ero nell'ultimo laboratorio, diciamo, che ero andato dall'ingegnere capo Marchese, gli ho detto: ma ingegnere, io qua non mi ci trovo, cioè, e mi fa, non so se, ho detto, non so se fermarmi a Ferragna o se licenziarmi e andare a lavorare fuori, perché nel frattempo che lavoravo lì, cioè io facevo anche un po' altri lavori, non so, mentre per esempio andavo a Genova che facevo il corso serale, diciamo, di programmazione, a volte mi fermavo poi a Savona, avevo conosciuto un gestore di un negozio di caffè, di una torrefazione praticamente. Così parlando mi ha detto: ma perché non ti metti a vendere caffè? E allora ho detto: beh, ci proverò un po'. Passavo a Savona, mi caricavo 10-15 kg di caffè sulla macchina, poi mentre venivo su un po' mi fermavo da una famiglia, un po' da un'altra, poi arrivavo in Val Bormida, allora mi ero già fatto un po' di clienti e così via. E tanto è vero che anche mia moglie, quella che è diventata poi mia moglie, mi dava una mano, nel senso vendeva, magari conoscevo qualcuno, allora così via. Però lui mi ha detto: ma guarda, senz'altro se ti licenzi che vai a lavorare fuori guadagni di più di qua. Io adesso per quello che posso fare vedrò un po'. E tanto è vero che mi aveva fatto l'aumento di 3 lire l'ora. Però in quel frattempo lì mia madre aveva presentato la domanda. Allora per non, cioè, mi sembrava una cosa un po' non accettare via nei confronti anche di mia mamma, che lavorava a Ferragna già ormai da una vita e si era fermata ancora dopo che ero entrato io nel 70, nel 60, si era fermata ancora un paio d'anni, poi era andata in pensione. Nel frattempo, dove prima ero entrato, quando mi hanno assunto, è stato ristrutturato quel posto lì e hanno creato un centro meccanografico per la Ferragna, sia nei sotterranei, nello scantinato, che di sopra al primo piano terra, diciamo. E siccome io avevo già iniziato a frequentare quel corso a Genova di programmazione, allora mi hanno proposto se volevo andare lì e io ho detto: ma francamente non è che sia poi aggiornato su quelle cose lì, e loro hanno detto che era tutta una cosa diversa da quello che studiavo io, però avrebbero fatto dei corsi di aggiornamento per quelli che
Allora io ho accettato, inizialmente facevo l'operatore sopra computer, quello, su delle macchine che prima la programmazione non veniva fatta, diciamo, terminali, o venivano perforate delle schede, le schede magnetiche. E poi a loro volta queste schede dovevano essere selezionate in un certo ordine, perché non è che uno le mettesse in ordine, cioè come noi parliamo, le parole poi alla fine venivano sfalsate. Allora c'era una macchina selezionatrice che selezionava ogni colonna. Se c'era la A la metteva prima, se c'era la B la metteva prima e via di seguito così. E lì c'erano delle cataste di schede che non finivano più, delle cassette di schede. Io seguivo quello e poi a volte andavo anche a Milano perché era collegato con Milano San Felice, la sede, diciamo, che era diventata poi della 3M, e andavo su a fare questo lavoro, a seguire. E poi di lì in seguito, allora, mi hanno fatto frequentare anche un corso di programmazione, perché queste macchine, questi computer erano IBM e avevano tutto un altro linguaggio di programmazione che era PL1, programmazione base, e l'ho fatto diverse volte su a Milano, la scuola di questa programmazione, e poi di lì ho iniziato a seguire un po' quello che si faceva lì, diciamo, eravamo 3-4 persone, ognuno aveva il suo ramo e c'era una ragazza, diciamo, una signora che è la Mallarini, molto brava, che seguiva le paghe di tutta la ferragna, cioè ogni volta che veniva fatto una variazione sullo stipendio, non so, un aggiornamento della contingenza o quello che era, dovevo intervenire su questi programmi per aggiornare la cosa. E io mi interessavo di contabilità, cioè una specie di contabilità aziendale, cioè seguivo un po' i beni, per esempio, non so, i vari macchinari dove erano situati e quanto tempo avevano di ammortamento, se potevano essere ancora utilizzati o meno, e si faceva tutta una storia, tutto un elenco, ed ero collegato con gli uffici interessati che mi dicevano: vedi un po' questo e quest'altro. Poi col passare degli anni si è evoluto un po' tutto il sistema lì dei computer, allora hanno collegato i vari reparti con dei terminali video, dove praticamente quello che noi facevamo poteva essere fatto anche magari tramite, non dico tutto, no, programmazione o okay, che, però per esempio, non so, nei vari reparti facevano compilazione dei moduli per etichettare gli assi da mandare al magazzino, veniva fatto a mano, e questo lavoro avevo impostato in modo che potessero farlo a video, cioè andavano là, io le presentavo uno schema, loro andavano sopra, l'aggiornavano, però nello stesso tempo che loro l'aggiornavano veniva fatto un controllo su questo, se tutto era giusto. Non pensavo mai più di riuscire ad arrivare a quei livelli che sono arrivato. Sono rimasto soddisfatto di quello che ho fatto nell'ambito della 3M, della Ferragna. Ferragna 3M, 3M Ferragna,
e così via, ha cambiato nome. Come sono entrati loro, ha avuto una trasformazione notevole, sia esternamente, anche come facciata, perché insomma, ha abbellito un po' la cosa, poi anche ha fatto cose, per esempio, nel parco, diciamo, della Dell'Asia, lì. Ha fatto il percorso vita, ha fatto delle cose, no, ha fatto delle cose valide, ma molto probabilmente, vedendole poi in seguito, lo faceva perché aveva un tornaconto, cioè non è che facesse quella, insomma, comunque l'immagine era buona. Inizialmente, quando si andava in bici, c'era un parcheggio davanti all'entrata, era stupendo, dove c'erano tutte le bici accatastate, una a una. Era quasi bello da vedere, insomma. E poi è logico che i tempi sono cambiati, andando avanti le cose, però quello era bello. C'è stato il problema anche dell'alluvione alla Ferragna, aveva allagato tutto lo stabilimento, i reparti, tant'è vero che anche lì dove c'era il centro, piano basso, diciamo, nello scantinato, abbiamo avuto dei problemi notevoli con le macchine, danni sono stati. Adesso non ricordo più esattamente se il 94 o quale anno era di quell'alluvione che era venuta. E comunque, insomma, si è ripresa abbastanza bene. Dopo il lavoro della Ferragna, c'era la sezione tennis dove ci trovavamo. Tra amici, anche Torterolo e altri che facevamo le sfide a tennis e poi vabbè, c'era la squadra di ciclismo della 3M Ferragna. Una volta c'era per esempio squadra di calcio, poi c'era anche il ballo, il crawl, era una cosa stupenda. Si facevano delle serate, poi c'era la bocciofila dove facevano i campionati, la boccia d'oro, tutte quelle gare molto, molto interessanti che venivano da tutte le parti d'Italia, dove potevano a partecipare a questa gara. E adesso uno rimane proprio scioccato pensando a quegli anni e a quello che c'è attualmente, perché non c'è più niente. È stato anche lì dove c'era questo crawl, dove c'era un teatro, dove c'era la sala da ballo, dove c'era. Sta andando tutto a catafascio. Quando si lavorava lì, che iniziavano a portare via la lavorazione, che volevano spostare tutto in America, a St. Paul, e là, diciamo, si pensava che prima o dopo, tant'è vero che quando io mi ero sposato, davano già degli incentivi alle mogli, perché voleva farle rimanere a casa, cioè rimanere a casa. Con mia moglie avevamo parlato appunto di questo fatto, allora abbiamo detto, beh, allora accettiamo, cioè tanto dovevamo in un modo o nell'altro, perché avevamo famiglia e di conseguenza uno doveva rimanere a casa, abbiamo accettato quello. Però la cosa. Era già negli anni che, insomma, riduzione di personale, tutte queste cose che andava un po' male via.